contrario, ve lo racconto, si è messo nella sua postazione più congeniale, che è quella sul palco dove suona. Senti, adesso che facciamo live? Guarda, io faccio una canzone che mi diverte tantissimo, che tra l'altro parla di me, sempre per ritornare sul fatto della vita, no? Sì, certo. Parla di me, parla del mio amore per la letteratura del Novecento, dei primi del Novecento. Senti, tu stai parlando con uno che come titolo di studio è il battesimo, dunque no? La letteratura del Novecento. Esatto. Tipo? Tipo Doyle, Hoffman, insomma... Sì. L'investigazione della parte nera del cuore, no? Sì, quindi certo. Mi piace entrare e guardare attraverso il buco della serratura, questa sì. È una cosa che mi diverte tantissimo. Esatto. E si chiama Dandy. Ah, Dandy. Dandy. Ok, questo si trova nell'album che uscirà. Uscirà. Quando esce l'album? Lo sappiamo. Ci stiamo lavorando e io me la sto prendendo comodissima. Quanti brani all'incirca? All'incirca 10-12 brani. Ah, no, un album bello... Sì, alla vecchia maniera. Alla vecchia maniera, quando sì, è vero. C'era non All the adesso. Story. Io ricordo poi arrivarono il crew disc dove c'erano esatto. Tre brani, due davanti e uno di dietro. Esatto. Perché sembra un'orgia. Esatto. Bene, allora, come si chiama? Dandy. Dandy. Amici, live da Marco Male, NSL Radio TV, Patrizio Maria con Dandy. Lo sai cosa mi verrebbe da dire? Minchia, ne ho visto solo uno suonare la chitarra tipo te, cioè Britti, cioè siete bravissimi, sei bravissimo, cioè mi rifai l'inizio, già dall'inizio ho capito che... come si chiama sto stile qua? Ma questo
è lo stile Patrizio Maria. Ah, lo stile Patrizio Maria, perché cioè, non vedevo la andavi talmente veloce che non ti vedevo le dita. In realtà ho mischiato le mie origini, no? Sì. Io sono tanti anni che sto a Roma, però origini abruzzesi ed irlandesi, quindi ah, ecco, mi diverte questa cosa un po' del salterello, però anche del salterello. Sì, che insomma parliamo di me, quindi il dandy è prettamente anglosassone, però la musica richiama anche questa tradizione. No, ma questo diventerà sicuro un tormentone, ma mi immagino che sarà il singolo forse. Vediamo, provare, ci stiamo lavorando. Guarda che è molto, cioè ti prende subito. Grazie. Sul finale io sono stato in questo periodo in America. Sì. In un locale in Arizona a mangiare, sai dove si mangia il cibo? Esatto. E suonavano, cioè mi sembrava di essere calato in quella queste cose qui un po'. Queste cose un po', si virtuosismi alla chitarra, molto tipici della musica country americana. Sì, esatto. Sì, molto sì, è un country molto veloce. Molto veloce. Complimenti. Grazie. È una delle poche volte che vedo suonare dal vivo bene. Grazie. Perché dal vivo ho visto suonare tante volte. Hai suonato veramente bene, complimenti. Grazie. Si vede che hai iniziato presto, che ti sei. Poi è la chitarra, insomma, fortemente. Sì, questa è una tortura, è la vita, è il respiro, certo, è tutto quanto. Quindi certo, adesso questa non la spacchi dire come il violino, ecco. No, no, questa la carezzo, ogni tanto però la prendo a calci, perché è giusto anche questa cosa qui, secondo me. Senti, hai delle esibizioni live in questo periodo o sei concentrato nell'album? Più nell'album, okay, quindi qualcosa arriverà sicuramente, okay, noi prendiamo tutto perché certo, siamo spugne da palco, okay, quindi. Allora guarda, io ti rinnovo l'invito quando hai da raccontarci qualcosa, dici, o anche solo quando ti va, venire a entrare dentro, fare due cose alla chitarra e parlare porte aperte a MSL. Grazie, grazie Mario. Grazie a te. Grazie. Patrizio Maria è stato ospite nostro a Marco Mario. Grazie, grazie ancora. Allora.